Bene, benvenuti, ben arrivati. Buongiorno, buongiorno a tutti. Apriamo le porte, ufficialmente le porte virtualmente di questo webinar, di questo terzo incontro. Ben arrivato Alessandro, Gianluca Marco, Stefano, ben arrivati. Intanto che appunto il pubblico entri e si colleghi al webinar, cerchiamo di conoscerci un po' meglio. Ben arrivato Simone. E Francesco, scriveteci in chat da dove intanto digitate, da dove ci Buongiorno. state guardando, così ci facciamo un'idea. Con me oggi Stefano Borghi, ma lo presenteremo tra pochissimo. Buongiorno. Eccoci, buongiorno Gianluca, perfetto. Da dove ci scrivete? Che siamo un po' curiosi sempre di capire un po' l'orientamento, la distribuzione geografica dei nostri attendees, come ci suggerivano la scorsa volta, ovvero spettatori. Bene, Bologna sicuramente è uno dei punti saldi. Non siate timidi, scriveteci anche per dimostrazione del fatto che ci state ascoltando e quindi l'audio si senta, che sia tutto fluido. Bene, ok, un po' di persone si stanno collegando ancora. Dalla provincia di Rimini, perfetto, bene. L'Emilia-Romagna la dominiamo sempre, ecco, c'è qualcuno da Milano. Bene, grazie per il riscontro audio, perché è sempre utile saperlo. Non c'è bisogno, Simone, potete liberissimo il webinar, potete partecipare anche al posto di altri. Oggi, rispetto agli altri incontri, sicuramente, che magari potevano essere legati alla data protection un po' più, per certi aspetti, più teorici, oggi saremo un po' più pratici, entreremo nel vivo delle metodologie agile, ma tempo al tempo. Allora, per conoscere un po' la vostra consapevolezza rispetto ai temi di oggi, vi proporrei un paio di soliti sondaggi. Lancio il primo. Ok, nella vostra azienda esiste un modello organizzativo codificato per la gestione dei progetti? Sì, no, molto semplice, come tanto iniziamo a fare una prima scrematura. Avrei detto la maggior parte sì, invece se la giocano sì no. Quindi sicuramente è calzante il tema di oggi. Ok, dai, la maggior parte sì, però sicuramente una parte, c'è una fetta che non ha un modello organizzativo codificato. Bene. Altra domanda. Se esiste un modello organizzativo, quindi a chi ha risposto sì, lo classificereste come agile, agile? Sì, no, non so. Allora, c'è una parte agile, parte no, una parte non so. Scriveteci che metodo utilizzate in chat, così capiamo, vi possiamo anche dare qualche dritta, qualche orientamento. Ok, c'è una buona distribuzione tra sì, no, non so. Ultima domanda e poi entriamo nel vivo. Se avete adottato uno dei metodi agile esistenti, quali avete scelto? Scrum, Kanban, Extreme Programming, altro? Se scrivete altro, scrivetecelo pure, che siamo sempre curiosi di conoscere un po' come vi muovete sotto questo aspetto, ovvero sotto la cura dei progetti. Ecco, c'è un paio di risposte su altro. Scrivetecelo davvero, così abbiamo anche modo magari di approfondirlo pure in una domanda a fine di questo webinar. Ok, una buona parte Scrum, ok, e Kanban. Bene, direi che abbiamo risposto a tutto, possiamo iniziare. Vi condivido semplicemente una schermata che dovreste vedere. Io non vi vedo più, ma va benissimo uguale. Ok, Sì, si si vede la vede. schermata? Perfetto, Sì. allora questo è un po' il calendario di questo terzo ciclo di incontri Outside the Box. Intanto grazie per essere qui. Oggi parleremo di Project Management Agile. E grazie davvero per essere qui, specialmente chi oggi per la prima volta. Prima di entrare davvero nel vivo dell'incontro di oggi, due parole su questo contenitore formativo Outside the Box. Outside the Box è
un progetto nato l'anno scorso, in piena pandemia, con NSI, allo scopo di, al duplice scopo fondamentalmente, uno è quello di mantenere un contatto, una relazione sia con i nostri, con tutte le persone che diciamo veicolano, che sono a conoscenza, che conoscono di NSI, ma dall'altra parte anche creare un canale, un ponte, una prima relazione con tutte le persone, con tutti i contatti che non conoscono direttamente NSI. Lo scopo è unirsi, mantenere una relazione al grido dell'innovazione, del formarsi continuamente. E questo ciclo di incontri, 5 appuntamenti, due li abbiamo fatti 2 mercoledì scorso legati alla data protection, sono frutto di un terzo contenitore di appuntamenti. Oggi parleremo di project management agile, il primo di 2 incontri, il secondo sarà mercoledì prossimo, stessa ora. Ma cosa racconteremo oggi? In tempi di lavoro agili diventa, come dire, ancora più opportuno condurre e gestire dei progetti in modo altrettanto agile. Capiremo insieme a Stefano perché, dati i cambiamenti che ci sono rapidissimi ai quali stiamo assistendo agli occhi di tutti, è fondamentale che i leader, tutti i manager, comunque tutte le figure che in azienda gestiscono dei progetti, trasformino le loro organizzazioni, i loro gruppi di lavoro in gruppi di lavoro, in organizzazioni responsive e agile. Questo webinar è proprio dedicato alla scoperta e spiegazione di questi strumenti, di modelli che leader, manager possono utilizzare per contribuire a creare una visione, una cultura aziendale legata alla trasformazione e al cambiamento. Chiaramente non è facile passare da una cultura aziendale dominata dalle date focalizzate all'interno a una guida orientata più al cliente, quindi rivolta all'esterno. Quindi passare da un processo più interno, più orientato all'interno, a qualcosa che guarda più all'esterno. Per questo forse molte aziende sono un po' titubanti ad approcciare questo cambiamento, però oggi è quanto mai necessario, Stefano ce lo dimostrerà, convivere con l'incertezza e per così dire abbracciarla. Lo faremo appunto, l'ho nominato più volte, con Stefano Borghi, che è il CIO di NSI dell'area software. Invece per chi non mi conoscesse, sono Andrea Petaro, mi occupo di comunicazione per NSI, oggi sono in veste di moderatore. Chi non conoscesse NSI, siamo una digital company, aiutiamo le aziende a innovare, a ridisegnare i propri processi di business attraverso soluzioni IT e prodotti cloud. Lascio la parola a Stefano, mi taccio subito, smetto anche di condividere, qualsiasi domanda scrivetela pure in chat e vi risponderemo o subito o a fine incontro. Lascio la parola a Stefano, che può condividere il suo schermo. Inizio a condividere io. Ecco, un attimo che mi riorganizzo le finestre. E sono da voi. Eccomi. Mi presento, sono Stefano Borghi, mi ha già presentato anche Andrea, ma lo rifaccio anche perché ho una slide su questo. Eccomi, questa è la foto che c'è sul nostro sito, è una brevissima bio che mi riguarda. Ma siccome abbiamo un'oretta e tra l'altro si è già ridotta a 50 minuti, sorvolerò sulla mia bio. Oggi vorrei parlarvi dei metodi agili seguendo un approccio, una scaletta che è inusuale, credo. Seguirò questi 6 mimos for the next millennium che Italo Calvino, che è lo scrittore che c'è in fotografia, scrisse nel 1985 per partecipare alle Norton Lectures di una università americana, adesso non mi ricordo quale fosse, Harvard forse, non le concluse, perché morì prima di concluderle, ma ce ne lasciò 5, che voi potete trovare nelle lezioni americane, un libro molto famoso di Italo Calvino. Ecco, le vedete lì elencate in quello che è forse un manoscritto, c'è all'inizio del libro, e io le userò per trattare di alcuni aspetti che ritengo molto importanti della
dei metodi agili. Le vedete, sono la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la visibilità e la molteplicità. Per l'economia del discorso partirò da quest'ultima, dalla molteplicità. Ma Ulrich era stato lì per dire altro, parlare dei problemi matematici che non consentono una soluzione generale, ma piuttosto soluzioni singole che combinate si avvicinano alla soluzione generale. Avrebbe potuto aggiungere che tale gli appariva anche il problema della vita umana, quell'ampia disordinata fiumana di situazioni sarebbe allora un susseguirsi a casaccio di tentativi di soluzione, insufficienti e se presi singolarmente anche sbagliati, dai quali, se l'umanità li sapesse riassumere, potrebbe infine risultare la soluzione esatta e totale. Ora, perché mi ha interessato questa citazione e tutto il capitolo, per dire tutto il libro, ma il capitolo della molteplicità in particolare? Perché effettivamente i metodi agili sono particolarmente utili nei contesti complessi. E questa, la molteplicità di soluzioni e anche la non disponibilità di soluzioni esatte per l'intero, è una delle caratteristiche che si dà nei sistemi complessi. Nella slide ho messo la foresta pluviale come sistema complesso, perché effettivamente è un groviglio di tanti sistemi viventi che interagiscono gli uni con gli altri, e se un sistema vivente preso singolarmente è già di per sé complesso, immaginatevi un complesso ecosistema. Ora, questa nozione di complessità che ci interessa è quella che elaborò Dale Snowden mentre lavorava in IBM nel 1999. Aveva l'esigenza di, o si era dato lo scopo, di scoprire come reagire a vari tipi di domini dei problemi che si danno nel management. E lui individuò i quattro insiemi di problemi, di situazioni, le quattro possibili classificazioni delle situazioni in cui uno si può trovare. Uno si può trovare in un dominio semplice, ad esempio deve riparare una lampada che non funziona, un lampadario che non funziona, e c'è un algoritmo molto semplice, dovrà svitare la lampadina e sostituirla con una nuova, prima spegnere e poi riaccendere. In questo caso la strategia da adottare è percepire, vedere qual è il problema, categorizzarlo perché esistono soluzioni ben note e poi rispondere in base a questa categoria. Nel dominio complicato, il secondo passaggio, che nel dominio semplice categorizzare, viene sostituito dall'analizzare, perché non si tratta semplicemente di inserire in una casella lo spettacolo che abbiamo davanti, ma occorre uno sforzo maggiore per capire di che cosa si tratta. Poi, una volta che l'abbiamo capito, esistono best practices e quindi si possono comunque risolvere seguendo strade ben note i problemi. Immagino ad esempio la riparazione di un'auto quando è rotta, ecco, occorre indagare un po' di più. Nel dominio complesso, la strategia più efficace è quella di sperimentare, tanto per cominciare. Non si tratta innanzitutto di vedere cosa succede, perché è troppo complessa la realtà per poterla cogliere con lo sguardo, occorre invece sondarla con degli esperimenti. A quel punto lì sì che si può capire meglio e quindi cercare di concettualizzare quel che abbiamo davanti e infine rispondere. Nel dominio caotico non c'è metodo che tenga, è come quando si è di fronte ad un pericolo immediato e grave, la prima cosa da fare è agire, così perlomeno si perturba il sistema, si vede da che parte va, si muove ed eventualmente a quel punto lì sì che si riesce a riorganizzarsi un attimo e rispondere. Ecco, i metodi agili servono per affrontare il dominio complesso. E nell'ambito dello sviluppo del software noi abbiamo scoperto, chi se ne occupa ha scoperto, che in realtà ci si trova sempre nel dominio complesso, salvo rarissimi casi, ma questo è vero per molte, molte professioni. Chi fa software
tende, come dire, a enfatizzare la complessità di quello che fa. Effettivamente i software sono una tra le cose più complesse che esiste al mondo, dopo quelle naturali, però insomma questo senza nulla togliere la complessità degli altri domini. Ovunque si dia un problema complesso, i metodi agili sono raccomandabili. We have a situation brewing with the carbon dioxide. We had a CO2 filter problem on the lunar module. 5 filters on the limb, which were meant for 2 guys for a day and a half. So I told the doc. You're already up to 8 on the gauges. Anything over 15 and you get impaired judgment, blackouts, the beginnings of brain asphyxia. What about the scrubbers on the command module? They take square cartridges. The ones on the limb are round. Tell me this isn't a government operation. This just isn't a contingency we've remotely looked at. Those CO2 levels are going to be getting toxic. Well, I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg in a round hole. Rapidly. Okay, people, listen up. People upstairs handed us this one, and we got to come through. We got to find a way to make this fit into the hole for this using nothing but that. Let's get it organized. Okay, let's build a filter. Better get some coffee going too, someone. Ho usato questo video per esemplificare il dominio complesso. Più o meno si sa che in una sala controllo missione tutto è proceduralizzato e tutto è stato provato forse migliaia di volte. Eppure, di fronte all'imprevisto, si deve cambiare completamente strategia. E vedete qui un classico esempio di brainstorming. Questi, con ogni verosimiglianza, sono tutti ingegneri, si mettono attorno a un tavolo con tutto quello che è presente sull'Apollo 13 e cercano di trovare una soluzione a come filtrare aria con filtri cilindrici che dovrebbero essere infilati al posto di filtri quadrati, cubici. Quindi è questo il problema che devono risolvere, non utilizzando nient'altro che quello che hanno lì a disposizione. Per chi ha visto il film probabilmente si ricorderà che però alla fine trasformano quello che hanno scoperto con questo metodo in una procedura, perché per poterlo comunicare efficacemente agli astronauti debbono trasformare per l'appunto questa loro scoperta in una procedura, ma questo avviene solo a posteriori. Ecco, dominio complesso vuol dire questo, vuol dire essere posti di fronte all'imprevisto, all'imprevedibile, al nuovo. E questo accade in tutti i progetti di apprezzabile complessità, sostanzialmente. Quello che è il primo valore che Calvino sottolineava nelle lezioni americane era la leggerezza. Adesso non leggerò il passo del Decameron, però quel verso che mi ha colpito molto, sì, e che evidentemente aveva colpito molto anche Calvino, perché l'immagine qui descritta è quella di Guido Cavalcanti che salta, siccome colui che leggerissimo era, un ostacolo per fuggire da un gruppo di persone. Ecco, questa immagine di leggerezza aveva affascinato, tra l'altro applicata al poeta, aveva affascinato Calvino. Ora, la leggerezza è qualche cosa che fa il paio con l'agilità. Effettivamente noi la incontriamo, dobbiamo praticarla quando abbiamo a che fare con problematiche come quelle che abbiamo esemplificato. E come facciamo? Adottando delle visuali, degli insiemi di metodi, delle concettualità. E qui li ho chiamati gli occhiali da lettura agili. Intanto adottando il controllo empirico di processo. Ciò che viene chiamato così, ve lo spiego poi nella slide successiva. Adottando una strategia basata sull'iterazione e l'incremento, anche su questo con la slide, eliminando gli sprechi e ottimizzando l'intero. Questo non è che un indice. E cosa vuol dire controllo empirico di processo? Beh, il controllo empirico di processo è quello che vedete nell'immagine a destra, in alto a destra. Mentre la pianificazione dettagliata
il processo di tipo industriale, il controllo di tipo industriale, è quello esemplificato dall'immagine di sinistra. Ora, l'insieme di strategie e metodi che si applicano nei contesti esemplificati dall'immagine di sinistra non sono applicabili ai progetti quando questi sono apprezzabilmente complessi. Occorre invece adottare un metodo empirico per tentativi ed errori. Ecco, questo è il primo insegnamento che si trae dall'esigenza di affrontare un dominio complesso. Il secondo è quello di procedere attraverso iterazione e incremento, cioè fornire un prodotto, perché di questo stiamo parlando. Il risultato di un progetto è un prodotto, può anche avere un unico esemplare, come quando si costruisce un ponte o una casa, può essere, anche questo si dà anche nel software, questa possibilità, quando il software viene sviluppato ad hoc per il cliente, anche se è indefinitamente replicabile, però è fatto su misura per il cliente. In generale, in tutti i casi in cui c'è da produrre, da costruire un prodotto, si applicano le metodologie che vi sto illustrando. Ora, un modo per fornire un prodotto è quello di fornirlo, di costruirlo anche, attraverso iterazioni successive. Questo ha il grande vantaggio di fornirvi ad ogni iterazione, quindi costruite un pezzetto di prodotto, lo mostrate, ottenete un feedback. Il grande vantaggio è quello di ottenere questo feedback. Ogni incremento, cioè ogni pezzo nuovo, deve essere ispezionabile, quindi visibile, aggiungere valore per il cliente, mantenere costante il livello di qualità ed essere pronto per il rilascio. Questo si applica al software soprattutto. Occorre poi eliminare gli sprechi, e qui chi di voi avrà ha frequentato un minimo la letteratura sul project management e manageriale in generale, probabilmente gli verranno in mente i metodi Lean e la Toyota Way, quindi quell'insieme di pratiche che si sono date nell'ambito manufacturing negli anni 80, in Giappone, in Toyota. Ecco, uno dei mantra era quello di eliminare il waste, la spazzatura. Io qui l'ho tradotto come sprechi. E i più grandi sprechi quali sono? Beh, innanzitutto il più grande, quello che veramente chiede vendetta, è sviluppare la cosa sbagliata, semplicemente perché ce lo dice un piano. Il secondo spreco è impedirsi di apprendere di nuovo, perché siamo ossessionati dal seguire un piano. E il terzo spreco è quello dato dalle pratiche che interferiscono con il flusso del valore, cioè il flusso attraverso il quale noi diamo valore al nostro cliente e comunque al nostro stakeholder. Questo perché cambiamo di contesto, cioè se cambiamo di contesto frequentemente perdiamo il focus e questo interferisce con il flusso di lavoro, quindi la capacità di erogare per l'appunto valore al cliente, e quando lavoriamo tanto a dei pezzi, a delle porzioni di lavoro che però poi dopo rimangono lì non completate, perché chiaramente un pezzo di lavoro non completato non può arrivare al cliente, non ne fruirà il cliente, quindi il flusso di valore viene interrotto. E inoltre dobbiamo avere come obiettivo quello di ottimizzare l'intero. Se infatti noi ci concentriamo sull'ottimizzazione di un singolo aspetto, non è detto, anzi molto spesso se lo facciamo sistematicamente, cioè ottimizziamo sempre quel passaggio, non ottimizziamo l'intero. Beh, semplicemente perché non lo guardiamo l'intero, non guardiamo l'intero throughput del processo, ma solo una parte. Quindi ottimizzare l'intero. Rapidità. Un altro valore decantato da Calvino è quello della rapidità, qui lo si esemplifica attraverso una citazione dallo Zibaldone di Giacomo Leopardi del 27 ottobre 1821, dove parla della velocità come qualcosa di affascinante. Bene, la velocità affascina anche noi agilisti, cioè chi lavora e comunque si interessa ai metodi agili. Infatti vogliamo rilasciare valore rapidamente, lo facciamo in iterazioni brevi,
alla fine delle quali c'è sempre il nuovo valore per il cliente. E perché lo facciamo? Beh, perché soltanto quando il cliente si trova di fronte a nuovo software, nuove porzioni di prodotto, può darci il feedback che ci serve per fare un nuovo tratto di lavoro, un nuovo pezzo di strada insieme a lui. Per questo dobbiamo abbattere il tempo di ciclo, e qui riecheggiano i termini industriali. Il tempo di ciclo con piccoli lotti di lavoro, ecco, questo è uno dei capisaldi per l'appunto dei metodi agili e di Scrum in particolare, perché io oggi vi parlerò di quelli. L'ultimo valore che il penultimo valore del quale voglio parlarvi è l'esattezza. Ecco, molti di coloro che si avvicinano ai metodi agili ne concludono superficialmente che questi siano adottabili solo per i contesti dove non è richiesta precisione, esattezza e in generale estrema affidabilità, eccetera. Non è così? Non è così, infatti, uno dei portati, diciamo, forse imperituri dei metodi agili sono quelle due pratiche che vi ho citato qui, la continuous integration e la test first, o test driven development, che effettivamente sono nate con uno dei metodi agili, che è l'extreme programming, e questo, beh, quello è il libro fondamentale, quello che vi ho messo nella slide. Questo mi piace sottolinearlo perché rende, a mio avviso, l'idea che i metodi agili non siano per i progetti dove si può essere approssimativi. Il loro ambito di applicabilità non è quello dei progetti dove i risultati possono essere approssimati. Il loro ambito di applicabilità è quello, come dicevo, dei progetti complessi, nei quali non si può condurre tutto il ciclo di vita del progetto come se fosse una dimostrazione matematica, perché si ha a che fare con qualche cosa che non è riducibile a un insieme di passi elementari, sostanzialmente. Ebbene, questo non è in contrasto per l'appunto con un'estrema precisione, un'estrema affidabilità, eccetera, eccetera. Prova ne è il fatto che questi metodi che le garantiscono, o comunque che danno la possibilità, aumentano la possibilità di ottenere alti livelli di affidabilità e alti livelli di esattezza, sono stati inventati proprio nell'ambito dei metodi agili. Un quinto valore, e questo è veramente l'ultimo di cui vi parlerò, è la visibilità. In questo caso la citazione l'ho presa da Calvino stesso, dalle lezioni americane, in particolare dal capitolo dedicato alla visibilità. Non ve la leggo perché altrimenti non riesco a rispettare i tempi, però è lì, la potete leggere e comunque poi ve le passeremo. Nella diapositiva successiva esemplifico che cosa voglia dire visibilità nell'ambito dei metodi agili e di Scrum in particolare. Lì vedete uno screenshot sulla destra della board che usiamo noi. Ecco, sulla visibilità c'è enfasi in Scrum, perché gli aspetti significativi del processo devono essere visibili ai responsabili del risultato. Chi sono i responsabili del risultato? Beh, il team stesso, praticamente tutti coloro che partecipano fattivamente alla costruzione del risultato ne sono responsabili, e tutti costoro debbono poter vedere attraverso un radiatore di informazioni qual è una board, o è ancora di più una board fisica, ma le board fisiche, cioè quindi le lavagne sulle quali attaccare post-it, hanno il fondamentale difetto che diciamo più di tanti post-it non ci stanno, non potete usare funzioni di ricerca, e insomma ci sono un bel po' di difetti, però hanno il vantaggio che sono un radiatore di informazioni che si impone, perché quando avete una lavagna nel vostro ambiente di lavoro non potete evitare di vederla. Una board elettronica deve essere consultata per essere vista, non si impone altrettanto prepotentemente, però ha molti altri vantaggi. Noi la usiamo, lì ne vedete uno screenshot, e attraverso questo screenshot, a mio avviso, si vede molto bene il valore della visibilità, l'uso dei colori, ad esempio per distinguere porzioni di progetti di progetto differente, le piccole foto che consentono di vedere chi sta lavorando a che cosa,
e l'organizzazione in colonne, che dà una visione immediata del workflow attraverso il quale si dispiega il lavoro. Ecco, con l'aiuto di Italo Calvino e delle sue lezioni americane vi ho illustrato alcuni valori che sono importanti per l'adozione dei metodi agili, alcuni valori che sono importanti nei metodi agili, che adottando metodi agili si sposano. Ora, i metodi agili sono una famiglia la cui, diciamo, tendenza fondamentale potete consultare visitando agilemanifesto.org, e se visitate agilemanifesto.org, nella home page troverete questi quattro valori: gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti, il software funzionante più che la documentazione esaustiva, la collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti, rispondere al cambiamento più che seguire un piano. Con questo si vuole dire che gli aspetti che sono in grassetto e che si trovano a sinistra sono più importanti degli aspetti di destra, perché non vuol dire che gli aspetti di destra siano trascurabili, eliminabili. Questa è un'altra specificazione che si deve fare in modo da non intendere in modo integralista il manifesto agile. Qui mi piace sottolineare come gli individui e le interazioni, quindi il fattore umano, sia centrale negli agili, come il software funzionante sia più importante della documentazione esaustiva. Infatti, che cosa ve ne fate di una documentazione esaustiva se poi il software non funziona o non fa la cosa che c'è scritto nella documentazione, come tanto spesso accade quando la documentazione ha un processo di obsolescenza rapido. La collaborazione col cliente è più importante che la negoziazione dei contratti. Con questo non si vuole dire naturalmente che i contratti non siano importanti, infatti come sarebbe possibile regolare rapporti tra aziende se non attraverso contratti, però i contratti devono essere formulati in modo tale da favorire la collaborazione col cliente, perché questo è fondamentale. Rispondere al cambiamento più che seguire un piano. Ora, su questo occorre una precisazione. Il cambiamento, soprattutto il cambiamento continuo, è un pericolo per i progetti, parliamoci sinceramente. Il punto è che il cambiamento è inevitabile. Occorre in qualche modo calmierarlo, moderarlo, eccetera, ma è inevitabile. Se la metodologia non tiene conto di questa inevitabilità, è destinata al fallimento. Ora, i metodi agili pongono enfasi sul fatto che il cambiamento debba essere accolto. E lo deve, in effetti. Sul sito della slide precedente, agilemanifesto.org, trovate poi un elenco di 12 principi. Ora, siccome io non li condivido proprio tutti, ve li ho riassunti in una modalità che ritengo più razionale. E ve li leggo. Mettere il cliente al centro, lasciare che il team si auto-organizzi, lavorare a un ritmo sostenibile, sviluppare un prodotto minimo, che vuol dire produrre le funzionalità minime, produrre solo quanto richiesto, sviluppare solo codice e test. Cos'altro si potrebbe sviluppare? Ad esempio documentazione esaustiva. Se questo non fa parte dell'incarico, probabilmente è un lavoro che è waste, con un spreco. Accettare il cambiamento. Un altro gruppo è sviluppare in modo iterativo, che significa produrre frequenti iterazioni di lavoro, congelare i requisiti durante le iterazioni, questo è una nota bene, trattare i test come una risorsa chiave, che tradotto non iniziare un nuovo sviluppo finché tutti i test non sono stati superati e testare prima. Cosa vorrà dire testare prima? Nell'ambito del software vuol dire che i test possono essere sviluppati prima del software, in modo tale che siano essi a dire se il software è stato sviluppato correttamente oppure no. Esprimere i requisiti attraverso scenari, vedremo più nel dettaglio che cosa questo significhi. Ecco, questi sono principi,
quindi non mi ci soffermo tanto, anche perché il tempo sta galoppando. Veniamo al framework Scrum. Quelli sono i principi di ogni metodologia agile, i principi ai quali si dovrebbe attenere ogni metodologia agile per definirsi tale. Scrum è una specifica metodologia agile. You know, a lot of toes were stepped on in order to set this up for today. And frankly, I really don't know what you gentlemen plan to gain by it. Can we get serious now? Captain? We've all heard about the computer simulations, and now we are watching actual sims, but I can't quite believe you still have not taken into account the human factor. Human-piloted simulations show that you could make it back to the airport. No, they don't. These pilots were not behaving like human beings, like people who are experiencing this for the first time. Well, they may not be reacting like you did. Immediately after the bird strike, they are turning back for the airport, just as in the computer sims, correct? That is correct. They obviously knew the turn and exactly what heading to fly. They did not run a check. They did not switch on the APU. They had all the same parameters that you faced. No one warned us. No one said you are going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. But be cool. Just make a left turn for LaGuardia, like you're going back to pick up the milk. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. No one. In the Teterboro landing, with its unrealistic bank angle, we were not the Thunderbirds up there. I'd like to know how many times the pilot practiced that maneuver before he actually pulled it off. I'm not questioning the pilots. They're good pilots. But they've clearly been instructed to head for the airport immediately after the bird strike. You've allowed no time for analysis or decision making. In these simulations, you take in all of the humanity out of the cockpit. How much time did the pilots spend planning for this event, for these simulations? You are looking for human error. Then make it human. This wasn't a video game. It was life and death. Sully's right, that's worth a few seconds. Please ask how many practice runs they had. Okay, 17. The pilot who landed at Teterboro had 17 practice attempts before the simulation we just witnessed. Ecco, scusate se vi ho rubato due minuti per vedere questo video, ma ritengo che sia molto istruttivo perché, ripeto un concetto che ho detto anche prima, ogni progetto è unico. E quindi in ogni progetto accade ciò che Sully, il capitano, qui interpretato da Tom Hanks, di un aereo che ha dovuto fare un ammaraggio sull'Hudson a New York perché aveva perso entrambi i motori ad un'altezza in cui nessuno li aveva persi prima, precedentemente, quindi non esistevano procedure adatte a gestire quel tipo di emergenza. Ed è ciò che contesta il capitano quando questa giuria che è chiamata a giudicarlo, a giudicare se lui abbia fatto la scelta giusta, gli contesta che nelle simulazioni i piloti, avendo deciso immediatamente di tornare a Teterboro, che l'aeroporto di partenza, si erano salvati e avevano salvato anche l'aereo. Anche Sully ha salvato tutti i passeggeri, ma non l'aereo. E Sully contesta, ma quante volte li avete fatti provare? E la donna della giuria ammette che li avevano fatti provare 17 volte. Mi sono permesso di tradurlo perché ovviamente si potrebbe non sentire bene e qualcuno potrebbe anche non essere così avvezzo con la lingua inglese parlata come me, d'altro canto. Ora, è per l'appunto questa la situazione nella quale ci troviamo di fronte a tutti i nostri progetti. Non li abbiamo provati 17 volte prima di farli. Il cliente è nuovo. L'argomento è nuovo, le condizioni e il contorno sono nuove, ci sono sempre elementi nuovi che cambiano radicalmente il contesto.
E per questo noi siamo, non abbiamo, diciamo, un precedente al quale ispirarci, perlomeno in tutto e per tutto. Da qui l'esigenza di, all'interno di un contesto metodologico, essere capaci di raccogliere più feedback possibile. Ma veniamo a come fare. Vabbè, qui c'è una definizione di Scrum che è un processo. Più che una tecnica o un metodo definitivo, è un processo. Ecco, qui su questa slide volevo sottolineare questo, che è un framework, come normalmente lo si designa. Quindi va adattato. E per il resto andiamo avanti. Anzi, l'ultima parte. Di cosa consiste? Nel team e nei relativi ruoli, in una serie di eventi, in una serie di artefatti e nelle regole per utilizzare tutto questo. Vediamo il team. Ora, lo Scrum Team è composto dal Product Owner, dal team di sviluppo e dallo Scrum Master. Se lo volete applicare a contesti differenti da quello dello sviluppo del software, semplicemente il team non si chiamerà team di sviluppo, ok? Ma il risultato non cambia. Ora acceleriamo un po'. Lo Scrum Team è dunque l'intero che vedete nell'immagine ed è composto dal Product Owner, che ha il compito sostanzialmente di tenere aggiornato, di definire, tenere aggiornato il Product Backlog. Lo vedremo, c'è una slide su questo, però lo anticipo. È l'elenco, diciamo, delle feature di cui dovrà essere dotato il prodotto, scritto per intero già all'inizio. In alcuni casi potrà, in alcune sue voci potrà essere molto approssimato. C'è il team di sviluppo, che ha invece, diciamo, la responsabilità di creare il software, gli incrementi finiti, si dice nella slide, e lo Scrum Master, che è una figura che davvero non si ritrova in molti altri metodi, che è una sorta di sorvegliante del metodo, non in un senso impositivo, vedremo poi che è un servant leader, quindi uno che si mette a disposizione degli altri, ma con uno scopo ben preciso, quello di farli, tra virgolette, rigare dritto sul metodo, sul framework metodologico. Ora, il product owner, la responsabilità principale del product owner, come dicevamo, è quella di tenere il product backlog. Quindi lui ha in mente e ha anche scritto la definizione del prodotto come una serie di feature. Deve assicurarsi che questo product backlog sia visibile e chiaro per tutti e che il team di sviluppo lo comprenda, perché sarà chiamato chiaramente a far diventare realtà ciò che lì è soltanto ancora desiderio o intenzione. Ora, la sua principale responsabilità è il return on investment, il ROI. Il product owner è un uomo di business. Questo ritorno dell'investimento è a vantaggio dell'organizzazione per la quale lavora e a vantaggio dell'organizzazione per la quale lavora la sua organizzazione. Immaginate una software house che fa un software per il suo cliente, il ritorno sarà contemporaneamente interessata al proprio ritorno di investimento e al ritorno di investimento del cliente. Okay. Ora, il ritorno di investimento è la principale responsabilità, il faro, la stella polare del product owner. Che cosa fa dunque il product owner? Definisce la visione del prodotto, fa emergere i requisiti, perché devono emergere i requisiti non si trovano già scritti verso la strada che porta al prodotto, i requisiti devono essere fatti emergere e questo è un lavoro faticoso. Ci vuole qualcuno che ne abbia la responsabilità. Attribuisce valore commerciale ai requisiti. I requisiti sono ordinabili, non tutti hanno lo stesso valore. Pianifica il rilascio del prodotto. Collaborando con il team, scompone i requisiti in user stories. Le user stories sono una modalità specifica di descrivere ciò che si desidera dal prodotto, lo vedremo tra qualche slide.
crea e prepara il product backlog, cioè i requisiti trasformati in user story vengono inseriti in questo elenco che è il product backlog. Il team di sviluppo che cosa fa? Beh, nel caso del software sviluppa il software, sviluppa in generale il prodotto, crea il prodotto. E il suo compito è quello di avere un incremento di prodotto finito alla fine di ogni sprint. È strutturato ed è autorizzato dall'azienda ad organizzarsi per gestire autonomamente il proprio lavoro. Quali sono le dimensioni ottimali di un team? Qui parlo del team di sviluppo, quindi escludiamo product owner, che è una persona, non è un comitato, non è un gruppo di persone, il product owner è una persona. Escludiamo lo Scrum Master, quindi il team, il gruppo rimanente, deve andare da 3 a 9 persone, sostanzialmente, per queste ragioni. Se è più piccolo di 3, c'è troppa poca interazione, sostanzialmente. L'interazione è importante perché fa guadagnare produttività. Lo scambio di idee, intendo dire, la possibilità di confrontarsi, fa guadagnare di produttività. D'altro canto, se si è in troppi, poi questa produttività cala di nuovo, quindi ha un fenomeno di plateau. Può essere, si raggiunge un massimo oltre il quale cala, perché gli oneri organizzativi, al crescere del numero di membri del team, superano i vantaggi che l'essere un certo numero dà rispetto ad essere molto pochi. Ora, indicativamente, 9 persone sono quel livello oltre il quale gli oneri organizzativi diventano troppo importanti perché si possa procedere con le modalità organizzative di Scrum, quindi quello che abbiamo definito inizialmente come un processo empirico. Scrum non va bene per dirigere un esercito, okay? E non va bene per dirigere un team di 30 persone. Casomai, se un progetto richiede un team di 30 persone, si potrebbero dividere queste 30 persone in team più piccoli. Veniamo al terzo ruolo. Allora, il primo è il product owner, il secondo è il team di sviluppo, il terzo ruolo è quello dello Scrum Master. La sua responsabilità è quella di promuovere e sostenere Scrum, e lo fa aiutando tutti a capire la teoria, come ho scritto nella slide. La teoria, le pratiche, le regole e i valori di Scrum. È un servant leader perché aiuta, è leader aiutando gli altri e aiuta anche chi è al di fuori del team, perché chi è al di fuori del team potrebbe interagire con il team in una modalità che non è adatta al metodo di lavoro che il team ha adottato. Uno dei compiti dello Scrum Master è quello anche di educare, tra virgolette, chi ricorre ai servizi del team a rivolgersi al team secondo le regole che il team stesso si è dato, secondo le regole, diciamo, molto ampie di Scrum e quelle più specifiche che il team si è dato. Lo scopo è sempre quello di massimizzare il valore. Ecco, un piccolo nota bene sullo Scrum Master: è una cosa che fa paura, cioè fa paura avere un ruolo che è dedicato esclusivamente, per così dire, a vegliare sul metodo. Fa paura all'imprenditore, a chi ha la responsabilità dei tempi e dei costi, soprattutto i costi, perché pensa, ma questa è una figura che diciamo non sarà produttiva, non è produttiva. Non è come il product owner deputato a scrivere i requisiti e ad interagire con gli stakeholder, non è come il team di sviluppo deputato a sviluppare software. Cosa fa questo? Per cosa lo pago? Bene, lo pago per mantenere un'organizzazione efficiente. Una soluzione di compromesso, che è quella ad esempio che adottiamo in MSI, è quella di far fare a rotazione ad uno dei membri del team lo Scrum Master. Quindi non ne facciamo a meno, non abbiamo uno Scrum Master che faccia solo questo di mestiere, e però c'è uno Scrum Master a tutte le riunioni, presente in tutte le riunioni del team.
Ecco, come avete visto, diciamo, mi piacciono gli spezzoni dei film ad effetto. Questo mi sembrava che esemplificasse in un qualche modo il concetto di adattamento, anche se in un modo estremo. Ora, l'adattamento sta alla base di tutta la metodologia di Scrum. Adattamento vuol dire che bisogna adeguare il metodo alle condizioni mutevoli del contesto, e Scrum prevede ben 4 eventi nei quali si può, diciamo, raccogliere questo feedback e cambiare strategia, che sono lo sprint planning, il daily Scrum, la sprint review e la sprint retrospective. Qui sono gli eventi di Scrum su cui sono introdotti, sono tutti raggruppati all'interno dello sprint. Lo sprint è una iterazione. Abbiamo detto che nei metodi agili si lavora per iterazioni. Iterazioni vuol dire che lavoro per un certo lasso di tempo e produco un risultato. Alla fine di questo lasso di tempo raccolgo un feedback che mi permette di migliorare e il risultato all'iterazione successiva e il metodo di lavorare. Quindi questo è lo sprint. È il contenitore. Tipicamente è una finestra temporale che va da una settimana ad un mese. E noi in MSI facciamo sprint di 2 settimane. Lo sprint come inizia? Inizia con una pianificazione, lo sprint planning. Nello sprint planning, sostanzialmente, il product owner negozia con il team che cosa si riesce a fare all'interno dello sprint. Immaginate appunto 2 settimane di lavoro. Ci sono tutta una serie di tecniche, non è che il product owner si affida al buon cuore del team, ci sono una serie di tecniche per stimare il lavoro, che non sono oggetto di questo webinar, per stimare il lavoro e per misurare la quantità di lavoro che può essere svolto dal team. Ecco, tenendo conto di queste tecniche e di una negoziazione tra product owner e team di sviluppo, si pianifica lo sprint inserendo una certa quantità di cose da fare in un artefatto che si chiama sprint backlog, l'elenco delle cose da fare nello sprint. Il daily Scrum è un altro evento o cerimonia di Scrum, è una riunione che si tiene tutti i giorni, si chiama anche stand-up meeting in alcuni casi perché si sta in piedi con lo scopo di farlo durare meno. Ora è chiaro che nei contesti remoti che oggi sono così frequenti, dove i team sono, diciamo, i membri dei team verosimilmente sono a casa, nel nostro caso i team sono anche internazionali, magari non si fa in piedi perché si fa davanti a un computer, però insomma il punto è, lo si deve fare breve. Lo scopo del daily Scrum o dello stand-up meeting è di chiedersi: che cosa ho fatto ieri, che cosa farò oggi e che ostacoli ho incontrato. Così si fa il punto su quello che è accaduto nel giorno precedente, quindi la micro iterazione che è la giornata di lavoro precedente, che cosa si farà nella presente, perché questa riunione si tiene la mattina, e quali sono gli impedimenti incontrati. Il focus sugli impedimenti serve naturalmente a rimuoverli auspicabilmente. Alla fine dello sprint si fa la sprint review. Nella sprint review, ve la mostro attraverso la slide successiva, cosa succede? Che il team di sviluppo, vedete nella parte sinistra della slide è quello rosso, quindi quello collocato a destra della parte sinistra, il team di sviluppo, ci sono i puntini perché è lui a parlare e a mostrare i risultati del lavoro al product owner, in questo caso al pollice verso, ce lo può avere in su o in giù il pollice, perché è il product owner che è chiamato a giudicare la bontà del lavoro svolto dal team. Lo Scrum Master sta sopra e veglia sulla buona esecuzione dell'evento. Il flusso di informazioni è invertito nello sprint planning di cui abbiamo parlato all'inizio. Nello sprint planning è il product owner che illustra il lavoro che vorrebbe che il team facesse e negozia con il team che cosa effettivamente si riuscirà a fare durante lo sprint. Alla fine dello sprint, quindi di ogni iterazione di lavoro, quindi di, nel nostro caso, 2 settimane, potrebbe essere 1 settimana di lavoro, potrebbe essere 1 mese, c'è una retrospettiva
Nella retrospettiva si cercano di capire tre cose: come è andato l'ultimo sprint per quanto riguarda le persone, le relazioni, il processo e gli strumenti. Si cercano di identificare e di ordinare gli elementi principali che sono andati bene e anche quelli che non sono andati bene, in modo tale da individuare dei possibili miglioramenti, e si crea un piano per questi miglioramenti. Quindi la retrospettiva è importantissima, viene trascurata in alcuni casi, ma è un male assoluto. Noi la facciamo sempre. Scriviamo i risultati della retrospettiva e inseriamo almeno un task nello sprint successivo di miglioramento. Gli artefatti che vi ho già citato quali sono? Il Product Backlog, che è l'elenco completo delle cose da fare per raggiungere l'obiettivo di costruire il prodotto. Le sue proprietà notevoli sono che è una lista ordinata e ogni elemento del backlog contiene una descrizione, un ordine, quindi una priorità, una stima dell'effort necessario a svilupparlo e il suo valore. Valore e ordine vanno di pari passo, anche se non sempre è opportuno ordinare in base al valore per il cliente, perché ci possono essere anche altre grandezze delle quali tenere conto nell'ordinamento di un backlog. Comunque immaginate che sia una lista ordinata delle cose che devono essere fatte, delle feature ad esempio che devono essere sviluppate per arrivare al prodotto finale. Ecco, qui su questa slide mi soffermerò soltanto sulla parte centrale, quella in grassetto, che è la definizione di user story. Sostanzialmente gli elementi di un product backlog devono essere espressi in Scrum nella forma di user story. Che cosa vuol dire? Che adottano la prospettiva dell'utente sostanzialmente. Come un certo tipo di utente voglio alcune capacità, alcune funzionalità del software in modo che io riesca a ottenere un certo scopo, ovvero trarne un beneficio, un vantaggio. Immaginate che come utente, una user story potrebbe essere che come utente di un e-commerce voglio ritrovare il mio carrello pieno tra sessioni differenti in modo tale da riprendere il processo di acquisto da dove l'avevo interrotto. Questo potrebbe essere una user story. Quindi user story è il modo attraverso il quale si esprimono all'interno del backlog le feature di prodotto, cioè attraverso la prospettiva dell'utente. L'insieme delle user story che vengono inserite, l'insieme delle user story che verranno realizzate durante uno sprint, sono lo sprint backlog. In generale, qual è il rapporto tra l'intero prodotto, lo sprint backlog e le release? Quasi tutti i prodotti sono organizzati in release. Beh, quello che vedete. Un prodotto può avere molte release, ogni release viene raggiunta attraverso un certo numero di iterazioni, ovvero sprint, durante i quali si realizzano un certo numero di user story. Quindi si dota il software di un certo numero di feature. Il risultato di tutto questo è quello che chiamiamo incremento. Quindi un nuovo pezzo di software che deve avere la caratteristica notevole di essere disponibile al rilascio. Quindi non deve essere un semilavorato, ma qualcosa che nella sua limitatezza sia finito. Finito in che senso? Beh, in base ad una definizione che il team stesso si è data, la cosiddetta definition of done. Cioè il team deve stabilire che, chiaramente questo può dipendere anche da elementi contrattuali, che per dichiarare finito un certo pezzo del software non basta avere realizzato il software, occorre anche ad esempio averlo documentato, se questo è richiesto, occorre avere sviluppato i test automatici, occorre avere fatto eccetera eccetera. Ok, quindi si dà una sorta di decalogo il team per dichiarare che cosa vuol dire che qualche cosa è finito. Ora sono io ad avere finito, questa è la slide riassuntiva. Qui vedete in un'unica immagine panoramica tutto il metodo. A sinistra abbiamo il product owner che raccoglie in input tutte le informazioni dai customer,
dai manager, eccetera, eccetera, da ovunque vogliate, dalla realtà stessa, e produce il product backlog, che è un elenco ordinato di feature, espressa nella forma di user story. In alcuni casi di epiche, quando non è possibile, diciamo, arrivare a quel dettaglio, cioè, vale a dire, epica è una user story meno analizzata, più astratta. Poi si entra nel ciclo degli sprint. Ogni sprint è preceduto da uno sprint planning, l'output dello sprint planning è lo sprint backlog, l'elenco delle cose da fare nello sprint. Uno sprint dura da 1 a 4 settimane. Ogni giorno avviene il daily stand-up meeting o daily scrum. Al termine di questa iterazione, cioè lo sprint, si ha un prodotto finito nella sua limitatezza, cioè alcune funzionalità non sono tutte quelle che devono esserci, ma quelle che ci sono sono finite, questo idealmente. Dopodiché il ciclo ricomincia. Io invece non ricomincerò perché ho esaurito il tempo. Vi aggiungo che di questi argomenti, che questi argomenti possono essere affrontati anche in vere e proprie sessioni formative, lo abbiamo chiamato avviamento a Scrum, il corso, e il suo programma, grosso modo, è quello che vi ho presente in questo elenco puntato. E quindi, insomma, se qualcuno di voi è interessato, può scriverci e noi siamo pronti a erogare questo tipo di formazione. E con questo ho davvero concluso. Adesso risponderò a delle domande, se ci saranno, ma intanto vi dico che il 14 aprile alle 12 continueremo ad affrontare questo argomento, affrontando nello specifico la cerimonia o evento della retrospettiva. Gli dedicheremo un intero webinar perché è un evento molto importante, ci sono dei metodi specifici per affrontarlo e io credo che questi siano utili per condurre molti tipi di riunioni, non soltanto quella della retrospettiva. Quindi sono metodi, potremmo anche dire, servono ad affrontare efficacemente delle riunioni, anche se in questo caso sono applicati alla retrospettiva. Io sono stato entro l'orario, il tempo sì, che mi è stato assegnato. Sì, decisamente. Allora, ti faccio una domanda, poi lasciamo, salutiamo i nostri spettatori a casa, ci rivediamo mercoledì. Intanto ti ringrazio, ti riporto dei complimenti per la chiarezza dell'esposizione, ti aggiungo io grazie per aver usato Calvino come filo rosso conduttore, perché è fantastico. E la domanda che ti faccio di Laura è... riferito quando parlavi di progetto, lei ci chiede, vuole avere un chiarimento rispetto alla parola progetto, ovvero noi stiamo indicando qualcosa di diverso al business as usual oppure quello che in generale nel linguaggio comune chiamiamo progetto? Allora, il progetto, a differenza del processo, ha come risultato un prodotto che è unico. Il processo è il processo industriale, quello del costruire le automobili, ad esempio. Il progetto è quell'attività che ha portato alla progettazione, appunto, magari alla realizzazione della linea di montaggio. Quello è un progetto. Quindi, per collocarci nell'ambito dei progetti, dobbiamo avere a che fare con dei compiti che hanno come scopo, come obiettivo unico, ultimo, quello di produrre qualcosa di unico. Ecco, il progetto si distingue dal processo per questa caratteristica. Quindi noi, come Software House, tutti i nostri prodotti sono dei progetti e anche quelli che non sono software custom li gestiamo attraverso questa metodologia. Perché un prodotto, chiaramente, quando deve essere sviluppato per la prima volta, e il fatto di farne tanti esemplari nel caso del software è irrilevante, c'è soltanto la prima volta, solo la prima volta è significativa. Dicevo, anche nel caso dei prodotti, queste metodologie, per arrivare alla formulazione, allo sviluppo del primo prodotto, sono fondamentali.
Vi segnalo che sono adottate da quasi tutte le più grandi software house del mondo e non soltanto nell'ambito del software. Sono utili per la produttività individuale, dove potrebbero essere anche considerate un po' ridondanti, ma per la produttività dei team sono il must oggi. Sì, aggiungo e poi davvero saluto anche io che mi occupo di un team di comunicazione, utilizziamo questa metodologia per organizzare il lavoro per sprint, per gestirlo in maniera ottimale, appunto ottimale e puntuale. Bene, allora ringrazio tutti, vi lasciamo al pranzo, ci vediamo mercoledì prossimo alle 12 con l'altro pezzettino, diciamo, di questo webinar dedicato totalmente alla retrospettiva. Grazie ancora, grazie a tutti, grazie a Stefano. Grazie a tutti dell'attenzione, arrivederci.